ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alex Z e oggi volevo parlarvi un po' della delusione di ieri della patch 1.18. Voi vi starete chiedendo, ma a che caspita è servita questa patch? Infatti ieri vi avevo detto nel video che oggi vi avrei detto tutte le novità. Allora ragazzi, la patch 1.18 voi non ci crederete, ma è servita solamente a prepararsi per le rapine, così hanno detto su internet, perché la Rockstar non ha rilasciato nessuna change log, quindi non possiamo capire bene che caspita è servito. Però ho letto sui vari blog italiani di internet che è stato solo un aggiornamento per prepararsi alle rapine, cioè questo serve per introdurre le rapine quando ci sarà la 1.19, non so come cacchio si chiamerà. E questo ragazzi, quindi io sono rimasto male. Io pensavo che ieri dovevano uscire qualche auto nuovo, qualche arma nuova. Siamo rimasti tutti male, infatti anche su Facebook ho visto ci sono tanti gruppi che si sono ribellati a questa patch qui. E adesso parliamo invece su PlayStation 4. Ieri c'è stato anche lì l'aggiornamento che occupava, se non mi sbaglio, 1 GB o 14, come ho letto, e serviva solamente per riparare qualche bug, quindi neanche lì è uscito niente, le rapine non sono uscite neanche con quell'aggiornamento, ed è questo quindi il problema. Infatti molte persone hanno avuto problemi nel trasferire il personaggio da PS3 o Xbox 360 a PS4 e Xbox One. Infatti tante persone non ci sono riusciti. Infatti la Rockstar ha scritto in un post di ieri che doveva risolvere assolutamente questo problema con quell'aggiornamento di 1 GB e 14. Però la gente ha fatto anche questo aggiornamento, ma non tutti sono riusciti a risolvere questo problema, quindi non so adesso che cosa si inventeranno per fare queste cose qui. Ragazzi, volevo anche dirvi che abbiamo raggiunto i 100 iscritti, anzi molto di più. Domani dovrei registrare il primo vlog, quindi se mi volete fare delle domande me le fate qui sotto con scritto piacere Alex e mi iscrivete a domanda. Così avete tempo fino a domani, quindi per chi mi ha domande, così le dico nel blog e risponderò. Ragazzi, per questo video informativo è tutto. Volevo anche dirvi che tra qualche ora arriverà un altro video su un deathmatch moddato, dove non parlo, però vi farò vedere praticamente com'è. Ci saranno gli aerei, quelli giganteschi che usa Trevor nella storia, quell'aereo enorme dove entri da dietro, che vi mettete lì dentro, fate il macello, che voi potete guidare quest'aereo. E ragazzi, ho detto tutto. Lasciate un like, anzi tantissimi like, iscrivetevi al canale, condividete il video, che vi devo dire veramente grazie perché mi state davvero supportando. E ragazzi, per questo video è tutto. Ciao ciao.